Siamo pronti, ma è una figura di merda. Proviamo così. Ma quello è buono. Ragazzi, buongiorno, anzi buonasera devo dire, perché ormai sono le 9 ormai. Siamo qui, dove siamo oggi? Oggi siamo in un campo di football. Voi direte, cazzo ci fanno questi due un campo di football? Siamo qui per portare l'esperienza di atleti professionisti. Lo faremo anche con altri sport, pugilato, bodybuilding, ciclismo eccetera. Oggi tocca al football. Oggi tocca al football e vogliamo mostrarvi come vive, come soffre un atleta professionista. Say, we want to get these five with our line, if that makes sense. Praticamente stanno rivedendo la partita che hanno fatto sabato scorso per vedere gli errori. Ecco, come avete visto, c'è già questi qua. Prima di spaccarsi comunque studiano tanto, perché erano lì, dovevano conoscere l'inglese, dovevano guardare gli schemi, seguire il... capire che errori hanno fatto la partita prima, cioè, per poi non ripeterli chiaramente. Quindi non è solo fisico, è anche mentale. La signora ci ha detto di venire qua per fare l'ingresso figo, ma tutto è tutto buio. In teoria i giocatori entrano da qua. Probabilmente quando ci sarà la partita sarà più bello, adesso così è un po' una merda. Qua c'è un oro, c'è una puzza. Facciamo così, camera, facci la ripresa figa da dietro, va. Vediamo un po'. Figata, bellissima, ragazzi. Bello. Devo dire comunque la sera illuminato così è veramente una figata. Boh, adesso hanno finito la lezione, adesso si cambiano. Ora finalmente si possono pestare, credo. Vediamo. Andiamo a chiedere. Ce l'abbiamo fatta, allora lui è il contatto che ci ha portato fino a qua, finalmente, eccolo qua. Ciao ragazzi, Gianluca Sant'Agostino, come state? Ricevitore? Ricevitore, grazie. Cioè, quello grosso o quello magro? Quello magro. Quello magro, mica sei grosso. Perché, quanto sei alto? 1,88. 1,88, quindi c'è gente ancora più grossa. Vedi, lui è uno grosso, ad esempio. Cioè, quanto avrai di braccio qua? Enzo, vieni qua. Uno grosso e nero. È uno grosso. Con le mani piccole, mi sa. Sì. Dita larghe, tozze. Guarda il buon Enzo. Ciao. Sono più grosso. Praticamente oggi tu ci farai un po' da cicerone, guida, no? Vogliamo vedere un po', innanzitutto, il tuo ruolo. Ecco, io farei iniziare il video così. In 30 secondi, se riesci, spiegare il regolamento di questo sport. Perché in Italia non lo capisce, cioè, non lo capisce quasi nessuno. Ma che lo pratica. Però vorrei far capire a loro, anche a me, perché non lo so, in un minuto il regolamento. Allora, praticamente, in 30 secondi un minuto attacco deve cercare ogni 4 tentativi di fare almeno 10 yard. L'obiettivo invece della difesa, quindi dell'altra squadra, è cercare di fermare l'attacco. Ovviamente vince chi fa più punti. L'attacco come può farlo? Lanciando, correndo. Se non riesce a fare questi 4 tentativi può anche pantare, che sono appunto gli special team o squadre speciali. E questo è, quindi semplicemente più avanza e più fa punti e più difende e più... Allora, praticamente ogni touchdown valgono 6 punti. Touchdown è quello dopo. Esatto, la roba lì dentro. Dove io ricevendo la palla oppure correndo la palla arrivo fino alla meta. Okay. Poi abbiamo i due pali là in fondo. Se la palla entra lì in mezzo vale 3 punti. Okay. E dopo il touchdown possiamo anche calciare, solo che lì vale solo un punto. Ok, okay. Quindi abbiamo 6 punti, 3 punti e un punto. Okay. In più, se la difesa riesce a placcare un difensore d'attacco dentro la end zone. Non ho capito un cazzo, mica. Io neanche. Però cercherò di... Una yard in realtà invece da una linea. Una yard è da qui, guardala qua. Ah, ok. Questa è la yard. Okay. Dai, quindi adesso vi cambiate. Adesso sì, allora, praticamente adesso ci cambiamo, warm up tutti insieme, poi ci dividiamo per ruoli, ogni ruolo ha il suo riscaldamento barra allenamento specifico, e poi inizieremo ad unirci con la squadra, poi ci risposteremo, poi ci riuniremo, saranno un paio di orette abbastanza intense, sentirete un po' di rumorini, ma quello è, quello Ok, è. Grazie. Tu hai capito qualcosa? Io ho capito poco, niente, forse qualche partita in televisione l'ho vista. Ho visto, praticamente loro devono andare avanti, avanzare, ogni volta che la difesa interrompe. E guadagnano comunque spazio, cioè, devono guadagnare spazio, cioè in maniera ignoranza devono guadagnare spazio. Guadagnare, sì, guadagnare terreno, avvicinarsi sempre di più alla linea del touchdown per pure fare il punto, che è quello che vale di più, sì. Se sei punto. Anche se non siamo qua per spiegarvi cos'è il football, andate a vedervelo, siamo qua per vedere come vivono questi atleti che sì, sono già grossi, sono enormi.
Tu sei l'allenatore, giusto? Scusa? Sei l'allenatore, il coach, sei il coach. Oh, allenatore, sì, sono l'allenatore. Offensive coordinator. Ah, anche tu. Ah, scusa, in italiano è merda. Ah, scusa mamma. Anche lui è enorme, cazzo. No, no, non è qua. Lui è alto, io sono largo. Allora, in questo momento noi abbiamo percepito un'area di molto allegria. Cioè, questi stanno qua, che stanno allenando, sono molto allegri. Il gioco di squadra è diverso rispetto a quello che siamo abituati noi, magari, no? Il bodybuilder, magari, è più solitario. Questi sono più allegri, più entusiasti. Si aiuteranno a vicenda, poi ci sarà la difesa e l'attacco, quindi si alleneranno in due modi diversi. Sì. Adesso vedremo. Noi vogliamo vedere quando si picchiano, però. Stiamo aspettando quelli. Andiamo a fare un po' di hand drill, quindi principalmente sono esercizi per riscaldare le mani, riscaldare il tatto. Questo qua si chiama orologio drill o clock drill. Cerchiamo di lanciare la palla intorno a noi e noi andiamo a prenderla. La guardo, boh, una vera. Ma la palla deve girare la palla? Normalmente sì, per far sì che comunque sia più veloce, sia un pochettino più precisa. Posso provare? Certo. Ultimo, l'ultimo. Basta. Okay, l'idea è questo, tenere la palla senza toccarla tutta, ma tenere un po' di cuscino, tra virgolette. Prendi. Minchia. Okay. E questo qua è un riscaldamento proprio specifico per i ricevitori, esatto. Cioè, sì, per ogni ruolo c'è un riscaldamento barra allenamento specifico. Adesso ci iniziamo già a muovere un pochettino di più. Testa roba, l'importanza è ricevere, il nostro obiettivo principale è ricevere la palla. Quindi obiettivo primo uno, prendiamo la palla, la assicuriamo a noi e poi continuiamo. Qua apro, arrivo, però faccio un piccolo break e poi lo ingaggio. Ready? Go! Ready? Go! Vieni di là! Il 2 quello lì, ma quanto è che guadagna quello lì? Stipendio 1200-1300. Però dai, per giocare, esatto. È poi l'Italia, quindi tanta roba. Ma anche sponsor? Può essere, allora lui personalmente no, però sono delle ragazze, c'è una ragazza della Nau che è sponsorizzata, sì, sono un po' di insane. Insane, Stone. Lui appoggia un sacco, aiuta un sacco. Essendo partito ogni weekend, difficilmente ci fanno menare. Magari quello lì si fa in off season, quando sei fuori proprio dalle. Deve essere più tranquillo. Se, sì, c'è più diciamo preparazione, colpi, robe. Invece adesso un pochettino più blando, uno per non rischiare di farci male, e due perché comunque in partita già ne prendiamo tante. Praticamente ci alleniamo durante la partita. Noi abbiamo una catena, con un box iniziale, e il box delle 10 yard dove si chiude il down. Ora noi ci alleniamo a che se corriamo una traccia che è più corta, ma è un terzo down, dobbiamo comunque arrivare lì. Non ho quindi capito un cazzo, però. La modifichiamo. Io un bordello. Questo è molto tecnico. Molto tecnico, però adesso vediamo. Sì. Non capisco come mai parlano un po' inglese e un po' italiano. Cioè si vede che proprio c'è proprio americano. Sono probabile per abituarli un po' a questo stile. Sì, è probabile. O per fargli entrare un pochino più nel mood americano. Perché poi ha talmente tanti termini di inglese che alla fine non parli inglese. Bianco l'attacco, blu la difesa. Okay. Mentre il ragazzo con la maglia rossa che è il quarterback. Il ragazzo che tira la palla. Esatto, lui. Che distribuisce la palla. O la lancia in avanti. Fa partire il gioco, diciamo. O la lancia in avanti. Giocatore più importante della squadra. Fa partire tutto. Però comunque cioè, rimane in campo. Eh beh, certo, sì. Le azioni durano 5-6 secondi. Ogni azione finisce, quindi la palla la prende in mano almeno 40-50 volte lui.
Allora adesso ovviamente ci sono delle scene che non possiamo riprendere, perché ci ha spiegato che ovviamente il football è, non è solo violenza, ma è strategia. Cioè il coach gli dice lo schema giusto per andare a colpire il punto debole della difesa in questo caso. Quindi loro sanno già dove andare perché il coach gliel'ha detto, che ha lo schema, tutto molto schematico. In realtà, oltre che essere molto fisico, è anche molto molto, molto mentale. Cioè, di pensare bene mentre stai giocando, cioè non basta essere solo... Sì. Però... Siamo qua con Gianluca perché abbiamo un attimo preso. Abbiamo tolto il suo allenamento. Sì, sì, allora, veloci. Io pensavo fosse molto più fisico l'allenamento, però giustamente voi dovete preservarvi per la partita. Esatto. Allora, fai vedere ragazzi, normalmente il picchiarci è più in off season, okay. Quindi verso novembre, dicembre, massimo okay. Gennaio. Più ci avviciniamo al campionato, più meno. I coach ovviamente ci, okay. Ci tengono un attimino al guinzaglio. Quindi si va a lavorare un po' più di schemi, più di tattica, meno botte. Più di strategia, meno botte per preservarci appunto. E in quanto ogni sabato, barra ogni domenica, noi giochiamo. Okay. Quindi cerchiamo okay. Di preservarci. Però durante la partita vi fate un sacco male. Durante la partita non ci tiriamo indietro assolutamente. Appunto l'obiettivo è quello comunque di sovrastare il nemico, ovviamente in modo legale, seguendo le regole, però l'idea è proprio quella. Capitano spesso delle risse o... Ogni tanto sì, succede magari qualche spiribacchio in campo tra giocatori. Visto che è uno sport molto... Però già si pestano. E infortuni... Però alla fine fuori dal campo, raga, tutti amici. Comunque come avete visto non è uno sport famosissimo, uno sport di nicchia, ci si conosce tutti. È uno sport semiprofessionista. Noi cerchiamo comunque di dare il 100%. Dentro al campo, fuori dal campo, viviamo un attimino la vita da atleti, cercando di allenarci il più possibile. Anche per noi stessi più che altro, perché rischi che se non ti alleni o comunque fai le cose tanto per farlo, alla fine ti fai male. Il casco è figo, io ho provato già. Il casco che pesa un sacco, pensavo pesasse... Picchia? Poi vabbè, chiaramente avete paradenti, esatto, paradenti, ogni diciamo posizione ha anche la sua maschera, dipendendo da che ruolo fai, e il casco, ci sono diverse marche, ma più o meno sono tutti uguali. Ed è uno sport che possono fare tutti, secondo me, non a livello agonistico. Sì, allora, la cosa carina di questo sport è che comunque, essendoci ruoli diversi e anche compiti diversi, c'è il ragazzo grosso che deve essere magari meno lento, ma più forte, e invece quello un pochettino più piccolino che deve essere più scattante, più veloce, quindi c'è comunque una gamma di prototipi di atleti abbastanza. Però alta. Nel vostro livello non è uno sport per tutti? Non è uno sport per tutti, in Italia comunque ci sono diverse leghe, cioè dalla prima divisione alla seconda divisione, okay. Alla terza divisione, ci sono tutte le varie under, eccetera, c'è anche la parte femminile, quindi è aperta praticamente okay. A tutti. Però dico, cioè, per arrivare in alto? Per arrivare su, allora sicuramente le città principali sono città grosse, quindi okay, Bologna, sì. Milano, Roma, okay. Torino, eccetera, magari le città quelle un po' piccoline fanno un po' più fatica, okay. Ma proprio per il bacino, come avete visto, non è uno sport conosciuto, e quindi per creare una squadra di 60 atleti, 60 cristiani ci vuole un bel bacino intorno di abitanti anche. Poi dico, per fare anche carriera magari, non so, andare all'estero? Sì, allora ultimamente da un po' di anni si sta muovendo molto, okay. Ci sono un bel po' di ragazzi italiani che giocano all'estero, ragazzi europei che giocano all'estero, quindi si sta ampliando. Sono rimasto molto colpito da questo sport, devo dire che mi è piaciuto un sacco, sì. Anzi, se volete vedere retroscena di una partita, magari facci sapere nei commenti, scrivete qua sotto, vi porteremo una partita appunto con... Andiamo a vedere proprio dietro le quinte loro come si pestano. Però come se soffre. Veniamo vogliamo avere una rissa, esatto, se veniamo. Detto questo ragazzi, grazie di essere stato con noi, grazie Gianluca, grazie veramente. A voi ragazzi di essere venuti, benvenuti tantissimo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.